Bene, grazie a tutti voi. In realtà sono particolarmente lieta di essere qui, anche se a distanza ovviamente, ma non potevo non dare questa testimonianza di apprezzamento per l'iniziativa. Intanto perché finalmente in presenza. Io non ci sono per un caso, ma questa iniziativa registra una grande partecipazione. È un'edizione importante, è un'edizione importante per Istat che ha scelto di essere a didatta tutti e 3 i giorni. Abbiamo una serie di iniziative che vanno non soltanto nel campo della promozione della cultura statistica, ma anche nel campo delle indagini. Ieri qualcuno di voi l'avrà seguita, altrimenti vi invito a rivedere i contributi sul sito. C'è stata la presentazione dei risultati delle indagini sulle nuove generazioni. Oggi abbiamo un intervento del nuovo capo del Dipartimento della Diffusione sugli stereotipi di genere e poi abbiamo appunto le nostre iniziative, quelle a cura della Direzione della Comunicazione, sulla promozione della cultura statistica. Promozione della cultura statistica perché? L'obiettivo fondamentale è sempre quello di accrescere le conoscenze e di accrescere le competenze. Ma questo è il conseguimento di un fine che però si basa su un principio a cui Istat tiene tantissimo ed è un principio, riteniamo, di ordine valoriale superiore. L'accrescimento delle conoscenze nelle giovani generazioni contribuisce a fare di queste nuove generazioni cittadini attivi, consapevoli appunto per il futuro. In più ci proponiamo attraverso una serie di iniziative, con leggerezza, con il gioco, con una serie di artifici di colmare anche una delle lacune del nostro paese, cioè le competenze scientifiche, quantitativo-numeriche. In realtà, come vedrete poi dalle colleghe che vi illustreranno le iniziative, abbiamo eccellenti buone pratiche anche su quel versante. E però, a proposito di stereotipi, c'è questa idea abbastanza diffusa che alcune discipline siano più complicate delle altre, fra cui la matematica, la scienza, la statistica. Questa è l'occasione anche per far comprendere qual è la sottile differenza che c'è tra la statistica ed alcune altre discipline scientifiche, ma anche per far comprendere come la statistica sia una scienza di servizio, una disciplina che serve a comprendere meglio tutti i fenomeni. Tra poco le vedremo queste iniziative. Vi segnalo che abbiamo scelto di essere presenti anche con un luogo fisico, un info point dove ci sono una serie di nostre colleghe e colleghi che potranno darvi le informazioni. Le iniziative che presentiamo sono il censimento sui banchi di scuola, le Olimpiadi statistiche e i laboratori di mani in pasta. Ma lo vedete alle mie spalle, voglio citare immediatamente anche un volume, Statistica, dire, fare, capire, che è un compendio di alcune attività laboratoriali e di cui l'Istat è proprio editore. Questo anche a significare, come vi dicevo all'inizio, quanto Istat creda nella promozione della cultura statistica e quanto siano ricche le possibilità all'interno dell'Istituto Nazionale di Statistica. Sono, a proposito di stereotipi di genere, queste iniziative hanno tutti i capi progetti donne. Il censimento dei banchi di scuola con Francesca Vannucchi, le Olimpiadi statistiche con Patrizia Collesi, i laboratori di mani in pasta con Susi Osti. Questo ad ulteriore dimostrazione del principio che citavo poc'anzi, cioè combattiamo anche in questo i pregiudizi, le competenze quantitativo-numeriche e le attività sono svolte egregiamente anche da colleghe donne. Ma la cosa più importante di tutti è vederle da vicino. Ringrazio in questa occasione tutte le colleghe e i colleghi che hanno contribuito a questo lavoro, che è un lavoro di squadra, perché al di là dei capi progetti ci sono persone che lavorano a segmenti di attività, c'è chi realizza la grafica, c'è chi fa le interviste. È veramente un grande lavoro di squadra per fare, come vi dicevo all'inizio, più grande la promozione della cultura statistica. Speriamo di esserci riusciti. Buon didatta a tutti.